caso avrebbero ragione quelli che magari hanno sospetti di politicizzazione. Non dobbiamo strumentalizzare assolutamente niente, vogliamo solo capire effettivamente qual è il grado di inquinamento e di eventuale pericolosità. Per questo ci siamo fatti carico, pur non avendone la competenza, di impegnare un'azienda privata perché ci dica, in relazione soprattutto alle polveri di amianto, qual è la situazione vera. Quando avremo questo risultato, questi dati di verifica scientifica, allora prenderemo tutte le iniziative conseguenti. Tenete conto che c'è un altro problema, non è il problema più grande, ma è un problema anche questo che riguarda la sicurezza stradale. I camion che escono dalla fonderia, che attraversano una strada di grande percorrenza. Prima c'erano i muletti che attraversavano la strada perché non arrivavano a fare il giro alla rotatoria. Beh, questo determina problemi di sicurezza veramente per la pubblica incolumità. Allora, è uno di quei casi nei quali si apre un po' un conflitto fra assetto urbanistico, insediamenti abitativi, tutela della salute e tutela dell'attività produttiva e del lavoro. Lo dovremo affrontare questo problema con grande senso di responsabilità, ma decidendo e, ripeto, assumendo come prioritario l'obiettivo di tutela della salute dei cittadini. Poi viene tutto il resto. Bene, grazie. Sindaco, questa delle fonderie pisane è ormai un problema, insomma, che va avanti da un po' di tempo e chiaramente c'è da dare delle risposte. È una delle situazioni tipiche dell'Italia industriale di altri tempi. Si determina un conflitto fra esigenze occupazionali ed esigenze di tutela della salute delle popolazioni che vivono intorno a questi impianti. Noi decidiamo di voltare pagina, a partire da una certezza che dobbiamo avere sulla situazione attuale, nessuna psicosi, nessun ideologismo, però dobbiamo sapere esattamente qual è il livello di inquinamento atmosferico e anche di presenza di polveri di amianto nell'atmosfera. A partire da questo dobbiamo assumere delle decisioni. Quindi il punto di partenza non può che essere la tutela della salute dei cittadini, poi affrontiamo tutto il resto. Io sono convinto che dovremo lavorare con determinazione per la delocalizzazione dell'impianto. Non sarà facile trovare 200.000 metri quadri di terreno disponibile in un'area industriale, ma bisogna lavorare, io credo, in questa direzione. Ne parleremo in maniera molto seria e responsabile anche con la proprietà. Sì, finalmente diciamo, possiamo essere soddisfatti di questo incontro come primo passo, perché c'era una posizione chiara e una discesa, diciamo, una presa di posizione chiara dell'amministrazione comunale, del primo cittadino. Questo incontro è importante perché l'amministrazione in maniera inequivocabile vuole arrivare alla delocalizzazione di questa attività industriale, mettere in campo tutti i meccanismi che devono portare in tempi rapidi a questa delocalizzazione e soprattutto si è specificato, il sindaco ha preso l'impegno e ha dichiarato che il diritto alla salute è il primo diritto fondamentale ed è il primo che non va messo in equilibrio con altre situazioni. Quindi prima di tutto la salute, poi tutto il resto. Noi come Comitato Salute e Vita ribadiamo che come Comitato tuteliamo la vita, la salute e il lavoro. Finiremo come attività del Comitato solo quando sarà aperta una nuova fabbrica, una nuova Pisano, in una zona industriale con meccanismi e strutture tecnologiche all'avanguardia che non inquinano, che abbattono quasi vicino allo zero l'inquinamento, per dare anche, tutelare anche il diritto al lavoro. Quindi da questo punto di vista oggi si apre una nuova fase, è una, per noi possiamo dire che è una svolta, perché abbiamo anche chiesto, abbiamo consegnato un documento, abbiamo chiesto tra le altre cose l'intervento dell'Istituto Sanitario della Sanità e del Ministero dell'Ambiente e della Salute, che il Comune si facesse carico di inviare a nome del Comune il nostro dossier e di interpellare questi istituti. C'è questa volontà, è stata espressa dal Sindaco. Quindi da questo punto di vista riteniamo che da oggi si inizia un percorso, come lo definisce il sindaco, trasparente, anche di studi epidemiologici necessari che l'ASL deve mettere in campo e che sarà chiesto al Comune questo studio, e riteniamo che possiamo finalmente fare un percorso che ci porta a dare speranza, a liberare, appena sarà concluso, quindi è un primo passo, appena sarà concluso, liberare la vita e ridare dignità e vita alle persone che purtroppo molte si sono ammalate, non ci sono più,
ma anche dare una risposta a loro, a chi non c'è più, per dare un futuro ai figli, ai nostri figli e ai cittadini che vivono su quel territorio e non hanno, che in questo momento hanno sospeso l'articolo 32 sulla salute della Costituzione. Con il Comitato Salute e Vita tenuto a Samane sicuramente è stato un incontro positivo, una testimonianza di cittadinanza attiva e di, come dire, spirito di collaborazione con l'amministrazione tesa alla soluzione di un problema ormai che si trascina da anni. L'impegno naturalmente dell'amministrazione è quello di dare massima trasparenza rispetto a quella che è la situazione ambientale dell'area, tant'è vero che abbiamo già affidato i campionamenti dell'area in quella zona, in tre punti specifici verranno effettuati i campionamenti per verificare l'eventuale presenza di amianto. Per quanto riguarda invece il monitoraggio nelle adiacenze dell'impianto